Al carnevale di Fano da sempre l'assente cronico tra il pubblico, fatta eccezione dei palchi, sono le maschere. Anche in un recente nostro sondaggio è emersa l'apatia a mascherarsi e andare alla sfilata dei carri della domenica vestiti a tema. Forse manca uno stimolo preciso, come invece da diversi anni, a chi prende un palco, complice il concorso che con bei premi ogni domenica gratifica i tre palchi più belli e coreografici o con il tema più originale che si sono presentati in Viale Gramsci. Anche quest'anno, e forse in questa prima domenica ancor meno delle passate edizioni, tra le persone a piedi c'era poco o niente. Ma nonostante questa penuria di corpi mascherati, fatta eccezione per i bambini, qualcuno che per almeno un giorno all'anno ha voluto uscire un po' dagli schemi rigidi della quotidianità, dove siamo tutti più o meno incanalati, si è visto e aveva anche l'aria di divertirsi parecchio. Avete rubato i pigiami a qualcuno? No. No. Li avete comprati apposta? Sì, esattamente. Sareste? Allora, un procione e un cane. Un procione e un cane. Un cane, esatto. Mi sembra che è un po' indietro con gli studi. Sì, purtroppo. Sì, purtroppo non ho fatto in tempo, ecco, per le questioni lavorative. È un il contrario. Prima sono andato a lavorare. È un pluriripetente. Lei. Pluriripetente, ne sono anche soddisfatto. Da dove venite? Da Popoli. Popoli. Abruzzo, fin qui per il carnevale, prima volta? Io sono nata a Fano, quindi l'ho sempre vissuta. La vedo dal libro della giungla. No, per favore, è imbarazzante. È imbarazzante, però bisogna pensarci prima, ormai è tardi, quello che fate è fatto. Venite da? Io sono di Roma, però veniamo da Teramo. E quindi insomma, prima volta al carnevale? Quasi. Beh sì, quasi. Come le sembra? Prima tutta impressione? La famiglia, lei è tutta scappata. Tutta la famiglia è fuggita. Adesso la prossima è lei. È fuggita. Lui è un guerrigliero, siete un mix giungla, guerrigliero. Sì, abbiamo fatto un po' tutto, ecco. Ma il pezzo forte è lei. Il pezzo forte è lei, insomma, e guardate un po', con un tutù rosa. Sì, giustamente famiglia al carnevale, famiglia lei compresa. Famiglia compresa. Per forza. Buon divertimento. Grazie Dante. I palchi però sono un discorso a parte, anche se il culmine si tocca nella domenica centrale e nell'ultima, questa prima sfilata ha regalato sui palchi e i gruppi davvero degni di nota, e non a caso i primi tre classificati rappresentano al meglio il campionario presente. Hanno strappato la prima posizione aggiudicandosi un bel soggiorno offerto dallo sponsor per 15 persone a Matera, capitale europea della cultura. La mascherata sorride alla vita, la mimosa è fiorita. Un gruppo corposo che, perfettamente centrati a tema sul carnevale, copriva ben tre palchi. Abbiamo pensato alla mimosa perché comunque il simbolo della donna è la forza della donna, come nella mimosa è una pianta molto resistente e soprattutto luminosa, e è stata un'occasione. Esatto. Quanti siete? 46 o 47. A mappa. Bene, complimenti. Grazie, grazie. Grazie. Al secondo posto, meno a tema, ma con un vero e proprio omaggio alla marineria fanese e alle vele latine che erano i fiori del mare, la mascherata Fanamare. Questo palco vuole essere un omaggio alla marineria fanese, perché questa araldica che è presente nelle bandiere, ecco, delle vele di Fano, era proprio, rappresentava una caratteristica fanese. Quindi allora facciamole vedere queste vele, facciamole vedere le vele della marineria, eccole! Ultimi ma non ultimi per creatività e fantasia nel soggetto scelto, con un parallelismo molto spinto tra l'astronauta donna Cristoforetti e la nota statua dell'Isippo, piccoli marziani verdi compresi, la mascherata Lisippo. Non sapevamo come portare l'Isippo a Fano, abbiamo detto ma proviamo con la Cristoforetti. Ha sbagliato, l'ha portato su Marte. Avete anche i marzianini però, è giusto, eccoli là. Con le antennine luminose ci sono i marziani che giustamente...